entrava all'interno degli esercizi commerciali armato di una pistola con spray al peperoncino e un coltello a pugnale, minacciando i gestori o i dipendenti degli esercizi commerciali, poi compieva la rapina. 4 rapine messe a segno nel giro di un mese per comprare la cocaina. L'indagine appena conclusa in tempi brevissimi dai carabinieri mette in luce un fenomeno diffuso nella nostra provincia. Il procuratore Pietro Sucan parla di fatto preoccupante, in cui la violenza è ancora una volta connessa a motivi di tossicodipendenza. L'uso di armi preoccupanti, perché questo uso della bomboletta con il peperoncino, con il gas urticante, è una modalità che può destare preoccupazione anche nelle forze di polizia e nella Procura della Repubblica di Lucca in particolare. L'uso del peperoncino è la prima volta che ho verificato, cioè che mi capita, però che le rapine vengano eseguite per finanziare l'uso e il consumo di sostanze stupefacenti, nel caso di specie cocaina, direi che è notorio, che è frequente. Certamente una delle ragioni per le quali vengono eseguite questo tipo di rapine seriali a danno degli esercizi commerciali è quello di finanziare anche l'uso della cocaina.